Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il viaggio del Vangelo nel mondo continua senza sosta nel libro degli Atti degli Apostoli e attraversa la città di Efeso manifestando tutta la sua portata salvifica. Grazie a Paolo, circa 12 uomini ricevono il battesimo nel nome di Gesù e fanno esperienza dell'effusione dello Spirito Santo che li rigenera. Diversi poi sono i prodigi che avvengono per mezzo dell'Apostolo. I malati guariscono, gli ossessi vengono liberati. Questo accade perché il discepolo somiglia al suo maestro e lo rende presente, comunicando ai fratelli la stessa vita nuova che da lui ha ricevuto. La potenza di Dio che irrompe ad Efeso smaschera chi vuole usare il nome di Gesù per compiere esorcismi, ma senza avere l'autorità spirituale per farlo, e rivela la debolezza delle arti magiche che vengono abbandonate da un gran numero di persone che scelgono Cristo e abbandonano le arti magiche. Un vero capovolgimento per una città come Efeso, che era un centro famoso per la pratica della magia. Luca sottolinea così l'incompatibilità tra la fede in Cristo e la magia. Se scegli Cristo, non puoi ricorrere al mago. La fede è abbandono fiducioso nelle mani di un Dio affidabile che si fa conoscere non attraverso pratiche occulte, ma per rivelazione e con amore gratuito. Forse qualcuno di voi mi dirà: ah sì, questo della magia è una cosa antica. Oggi, con la civiltà cristiana, questo non succede. Ma state attenti, eh? Io vi domando, quanti di voi va a farsi il tarot? Quanti di voi vanno a farsi leggere le mani dalle indovinatrici, a tirare le carte? Anche oggi, eh? Nelle grandi città, cristiani pratici ancora vanno a queste cose. Ma come mai, se tu credi in Gesù Cristo, vai dal mago, dell'indovinatrice, tutta questa gente? No, io credo in Gesù Cristo, ma per caso vado anche da loro, no? Per favore. La magia non è cristiana. Queste cose che si fanno per indovinare il futuro o indovinare tante cose o cambiare situazioni di vita non sono cristiani. La grazia di Cristo ti porta tutto, prega e affidati al Signore. La diffusione del Vangelo ad Efeso danneggia il commercio degli argentieri, un altro problema, che fabbricavano le statue della dea Artemide, facendo di una pratica religiosa un vero e proprio affare. Su questo io vi chiedo di pensare. Vedendo diminuire quell'attività che fruttava molto denaro, gli argentieri organizzano una sommossa contro Paolo e i cristiani vengono accusati di aver messo in crisi la categoria degli artigiani, il santuario di Artemide e il culto di questa dea. Paolo poi parte da Efeso diretto a Gerusalemme e giunge a Mileto, e qui manda a chiamare gli anziani della chiesa di Efeso, i presbiteri,
sarebbero i sacerdoti, per fare un passaggio di consegne pastorali. Siamo alle battute finali del ministero apostolico di Paolo e Luca, ci presenta il suo discorso di addio, una sorta di testamento spirituale che l'Apostolo rivolge a coloro che, dopo la sua partenza, dovranno guidare la comunità di Efeso. E questa è una delle pagine più belle del libro degli Atti degli Apostoli. Vi consiglio di prendere oggi il Nuovo Testamento, la Bibbia, il capitolo 20, e leggere questo congedo di Paolo ai presbiteri di Efeso, e lo fa a Mileto. È un modo di capire come si congeda l'Apostolo e anche come i presbiteri oggi devono congedarsi e anche come tutti i cristiani devono congedarsi. È una bellissima pagina. Non dimenticatevi Atti degli Apostoli, capitolo 20, versetto 17 in più. Nella parte esortativa Paolo incoraggia i responsabili della comunità che sa di vedere per l'ultima volta. E cosa gli dice? Vegliati su voi stessi e su tutto il gregge. E questo è il lavoro del pastore, fare la veglia, vegliare su se stessi e sul gregge. Il pastore deve vegliare, il parroco deve vegliare, fare la veglia. I presbiteri devono vegliare, i vescovi, il papa devono vegliare. Questo è fare la veglia per custodire il gregge e anche fare la veglia su se stessi, esaminare la coscienza e vedere come compie questo dovere di vegliare. Vegliate sui voi stessi e su tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio che si è acquistata con la sangue del proprio Figlio. Così dice. Agli episcopi è chiesta la massima prossimità con il gregge, riscattato dal sangue prezioso di Cristo, e la prontezza nel difenderlo dai lupi. I vescovi devono essere vicinissimi al popolo, per custodirlo, per difenderlo, non staccati dal popolo. Dopo aver affidato questo compito ai responsabili di Efeso, Paolo li mette nelle mani di Dio e li affida alla parola della sua grazia, fermento di ogni crescita e cammino di santità nella Chiesa, invitandoli a lavorare con le proprie mani, come lui, per non essere di peso agli altri, a soccorrere i deboli e a sperimentare che si è più beati nel dare che nel ricevere. Mi raccomando, non dimenticatevi oggi, prendete la Bibbia e leggete il capitolo 20, versetto 17 in più del libro degli Atti degli Apostoli. È un gioiello e ci farà bene a tutti. Cari fratelli e sorelle, chiediamo al Signore di rinnovare in noi l'amore per la Chiesa e per il deposito della fede che essa custodisce, e di renderci tutti corresponsabili nella custodia del gregge, sostenendo nella preghiera i pastori perché manifestino la fermezza e la tenerezza del divino pastore. Grazie.